Allora, con mister Marco Beccattini siamo alla fine di questa gara che chiaramente in questo momento non sappiamo neanche noi come gestirla, come capirla. Comunque proviamo intanto a fare l'analisi della partita. Marco, voi avevate chiaramente, siamo venuti qua a Altopascio per con un punto eravate promossi. Nel primo tempo mi sembra che avete tenuto la partita come la volevate voi, a parte l'inizio del Tau, poi mi sembra che la partita... Il Figlino ha fatto vedere anche qualcosa di più. Certo, se non mi sbaglio il primo tempo finì anche in vantaggio per noi. Appunto. Ha fatto una partita, secondo me anche una bella partita, considerando che siamo l'unica squadra di giovani 3 giorni. Si arrivava oggi veramente stronchi fisicamente. Si è provato a fare un risultato positivo e non ci siamo riusciti alla fine di questa partita. Ecco, nel secondo tempo il Tau ha forzato i tempi, ha trovato questo gol anche per un'ingenuità del tuo difensore, quello si può dire, no? Perché un gol abbastanza casuale. Certo, gli errori ci stanno, altrimenti gli altri farebbero mai gol. Si è sbagliato e siamo stati puniti. Senti, ecco, poi il finale sembravate a un passo dalla Serie D a questo pareggio e poi è arrivata anche qua per un po' di indecisione difensiva. Sì, assolutamente, oggi ripeto, fino al 2-1, 3-1 secondo me la squadra sta benissimo in campo, poi si è preso la testa, si è iniziato a litigare fra di noi. Ecco, provami a raccontare però quello che è successo nei minuti finali, perché noi da giornalisti ormai con qualche anno di esperienza qualcosa del genere non l'avevamo mai visto. Sono entrati dei calcoli, sono entrati dei ragionamenti su quello che poteva succedere anche domenica prossima. Voi avete fatto la partita persa, però avete ragionato sì, su altre cose. Come noi si è ragionato, sicuramente ripeto, si è perso la testa in 2 minuti finali e la partita andava così. Ecco, ma a questo punto, a questo punto come gli altri guardano questa partita, un triangolare, anche noi guarderemo chi fa la partita domenica e in base a quello dipende anche il nostro futuro. E la formula, a questo punto si può dire anche qualcosa sulla formula, che forse andava detto prima però. La formula penso che... Perché quello che abbiamo visto oggi onestamente è brutto. La formula penso che noi oggi siamo in testa e vediamo come saremo domenica dopo la partita. Ecco, quindi insomma Marco, a questo punto tutto andrete a Livorno a vedere cosa succede. No, vabbè, guardiamo che succede a Livorno. Ok, grazie Marco, ti ringrazio anche perché in questo momento anche rilasciare così dichiarazioni non è semplice, ti fa onore. Mi sembra giusto. Grazie, grazie.